Quello che abbiamo apprezzato tantissimo di Batticuore è il fatto che fossero presenti non solo fisicamente ma mentalmente con noi quel giorno, quindi davvero abbiamo visto in loro le emozioni quando noi le percepivamo, no? E quindi davvero questa è una cosa che non capita, di solito un fotografo scatta le foto però non è con te lì presente mentalmente, invece questo sì, abbiamo visto proprio la loro emozione nel loro volto, nel loro viso, e non è una cosa da tutti, insomma. Mi fa venire in mente l'antropologia, no? Una volta gli antropologi studiavano, nell'Ottocento studiavano i popoli stando nell'ufficio a Londra e sfogliando dei libri, e il fotografo appunto non coinvolto fa un po' così: sto nel mio ufficio, è come se non ci fosse, studio il mio manuale e in realtà poi la vita di quel popolo, che in realtà sarebbe il matrimonio, non me la vivo dal di dentro. E poi dopo un po' sono arrivati gli etnografi. Gli etnografi hanno iniziato ad utilizzare un metodo di studio differente che si chiama osservazione partecipata. Cioè loro andavano a vivere con i popoli e li studiavano dal di dentro. E in qualche modo si può dire che Batticuore sia un etnografo, ovvero osserva in modo partecipato la vita di quel momento, di quegli sposi, di quella gente, poi in realtà, perché poi ci sono gli sposi ma intorno ai 100 persone, e tutto quello secondo me riesce bene con il parallelo dell'etnografia e dell'antropologia. Beh, no? È un testimone fedele, è un testimone che mette le mani in pasta. Non è qualcuno che sta in superficie o da lontano e ogni tanto dà qualche input. No, invece l'etnografo entra nella vita. È un comprendere, un andare oltre. Scende nella realtà, si compromette. Quelle immagini si caricano di significato. È chiaro che è un lavoro più faticoso, però per arrivare lì all'emozione, alla lacrima, alla rughetta che si crea sul viso, ci devi stare.